Oggi parliamo di riciclo e riuso. Spugnette, lavapiatti. Ci possiamo lavare anche noi, anche se io non amo particolarmente le spugne perché sono fonte di batteri, però per lavare i piatti sono ottime, tutto con materiale di riciclo. Avete capito con cosa sono fatte? Adesso ve lo faccio vedere. L'occorrente sono una forbice, un ago e un filo di lana o di cotone e questa. Avete capito? Dai, è facilissimo. Sono le spugne che avvolgono l'uva ai supermercati. Questo è tutta plastica che va buttata in discarica. Quindi se noi, senza rovinare, mi raccomando, le confezioni, senza toccare l'uva senza farvi sgridare al supermercato, quando vedete che l'uva è finita nella cassetta del supermercato, chiedete al cassiero, chiedete all'operatore del reparto di regalarvi queste spugne. Loro saranno ben contenti se sono persone buone, gentili e meravigliose. A Pontevico, in provincia di Brescia, io lavoravo al Simplisma qualche anno fa. Per fortuna ci sono ancora colleghi generosi e gentili che sorridono quando vedono che io raccatto la loro monnezza, che io sanno benissimo che poi ci rifaccio qualcosa di utile. Quindi io mi porto a casa sempre, anzi spesso, queste spugne. Per realizzare queste spugnette qua semplicissime, guardate cosa bisogna fare: dividerla uno e due. Vedete? Semplicissima, eh? Adesso noi cuciremo questa parte e questa parte. Questa parte la lasceremo aperta, come vediamo in questa. Perché? Perché quando laviamo i piatti possiamo inserire la mano e lavare meglio, oppure meglio ancora, ho notato che questa plastica, quando è nuova, se mettiamo il detersivo sopra, scivola e ne utilizziamo di più. Se invece lo inseriamo qui dentro, nella sua tasca, il detersivo, ne consumiamo meno della metà di detersivo per i piatti. Per cui rifaccio vedere uno e due e vi faccio vedere un pezzettino. Filo, ago, ho fatto il nodo e si incomincia. Sono cose che si possono fare con i bambini. Se hanno bambini, se avete bambini di 7-8 anni che incominciano ad avere manualità e non si pungono, vedete che avanti e indietro con cuciture veramente non c'è bisogno di essere sarta. Io stessa non lo sono, anzi, sono una grandissima pasticciona. Per cui vedete che un pezzo è già stato fatto. Vedete? Magari si vede poco nel video. Sono video amatoriali, eh? Sono qui a casa mia, non ho strumentazione, non ho strumentazioni. Quindi da una parte si taglia il filo, si rifà e si rifà l'altra operazione anche dall'altra parte. Se volete, queste colorate sono reti dei palloni, delle arance. In questo momento è proprio l'ideale, quelle delle arance, dei mandarini, dell'aglio, delle patate. Potete fare da una parte un po' più liscia, dall'altra parte un po' più ruvida. Vedete, alla vostra fantasia. Queste sono pratiche belle, si possono realizzare anche come regali di Natale. Con un bel detersivo autoprodotto nel mio blog, naturalmente Stefi, potrete vedere anche parecchi detersivi. Quindi io per oggi vi lascio al prossimo video. Se avete domande, se avete curiosità, scrivetemi e io vi aiuterò, cercherò, se lo so, di aiutarvi. Ciao ciao!